Siamo a Lucca, la città delle mura imbattibili. Infatti è stata l'unica fra le città-stato della Toscana ad aver conservato la propria indipendenza per secoli, mantenuta fino al 1847, poco prima dell'annessione al Regno d'Italia. Le circostanze storiche l'hanno resa una splendida città fortificata, che custodisce all'interno delle sue mura, interamente conservate, un notevole patrimonio artistico e architettonico. Visitiamo le sue piazze più importanti, iniziando da Piazza Napoleone. Fu realizzata nel 1806 per volontà di Elisa Bonaparte, principessa di Lucca e sorella dell'imperatore Napoleone. Colpisce per l'eleganza e la similitudine con le piazze francesi. Proseguiamo il percorso verso Piazza dell'Anfiteatro, caratteristica per la sua forma ellittica. Questa piazza è stata edificata sui resti dell'antico anfiteatro romano e più tardi divenne sede del mercato cittadino. Delle vere e proprie perle sono Palazzo Fanner con il suo stupendo giardino e la Torre Guinigi, sulla cui cima si può osservare il panorama della città. Un'altra piazza imperdibile è Piazza San Michele, oggi principale punto di incontro dei lucchesi. È proprio qua, nella suggestiva cornice della piazza, che scopriamo la pasticceria più antica di Lucca e il dolce tradizionale della città. Le radici del nostro prodotto sono molto antiche, nel senso che noi non siamo gli inventori del bucellato, siamo i tenutari dell'antica, vera ricetta del bucellato. Il bucellato è un dolce che risale al tempo romano, addirittura. Noi, come Plurale Maiestatis, abbiamo aperto il negozio nel 1881. Perlomeno è l'età in cui risale l'iscrizione alla Camera di Commercio, o quello che c'era a quel tempo. Probabilmente anche prima. Abbiamo avuto come clienti importanti di quel tempo il maestro Giacomo Puccini, che è nato a 150 metri di fronte alla chiesa. È una lavorazione abbastanza lunga, che ha diversi tempi di lievitazione. Tanto per usare un termine di moda, è un dolce vegano, che non ha grassi animali, non ha cioè con gli animali, a parte il pasticcere, non c'è nulla a che fare. Quindi farina, zucchero, anice e uva. Stop. Ora possiamo aggiungere il decimo prodotto alla box,